Messaggio che è partito anche dalle piazze di Cagliari. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. La manifestazione di Cagliari è iniziata e abbiamo intervistato alcuni noti pacifisti che hanno sempre lavorato intensamente per ricercare la pace nei popoli, partendo dalla nostra isola. Bisogna fare azioni di prevenzione per ottenere la pace, cioè la pace non la ottieni quando c'è la guerra, ci devi lavorare tutti i giorni. Ci manca che da parte del governo italiano prendano una posizione netta di prevenzione, si continua a costruire le armi, cioè l'Italia ripudia la guerra, no se si inviano le armi. Dobbiamo fare in modo che l'Italia possa dialogare e fare politiche di prevenzione per ottenere la pace. Dobbiamo rinunciare a questa cultura e approfondire una cultura di pace, di transizione, di cooperazione. Questa è l'unica strada. Con la guerra si alimentano solo ed esclusivamente gli scontri e a pagare sono sempre gli stessi. La guerra non è cominciata da un anno, la guerra è cominciata nel 2014 quando c'è stato una... Nel 2014, quando c'è stato questo colpo di Stato di stampo nazista sostenuto dagli Stati Uniti. Noi vogliamo che ci sia un'iniziativa di pace, una grande iniziativa di pace che deve avere come capofila soprattutto l'Europa. L'Europa assieme all'ONU devono farsi carico di intraprendere un percorso che sia comunque accettato da tutti. Naturalmente la condizione necessaria è che ci sia immediatamente il cessate il fuoco. L'applicazione del Vangelo dice chiaramente, il Vangelo di Luca, beati gli operatori di pace. Noi siamo per la pace e questo significa iniziare subito la trattativa, il cessate il fuoco. La guerra non può essere fermata inviando ulteriormente delle armi. Una manifestazione importante per la pace che solo alcuni sconosciuti hanno voluto rovinare in parte con atti di violenza nei confronti dell'informazione delle nostre telecamere.